Benvenuti su Deal Flower e benvenuto all'ospite di oggi, Alessandro Trionfini, CEO di XDataNet, che è una realtà che produce software da 30 anni, giusto, per le imprese e in particolare per la corporate governance. Ecco, oggi si parla molto di tecnologia, soprattutto quando va in aiuto alle imprese, ma in particolare la tecnologia come interviene nella corporate governance. Beh, visto la complessità dei tempi, delle normative e dei processi aziendali, è necessario, indispensabile, diciamo, dotarsi di tecnologie che aiutano proprio i legali piuttosto che le segreterie societarie ad avere strumenti che permettano appunto di velocizzare le operazioni, la gestione dell'azienda stessa. In questo senso, diciamo, quello che la tecnologia può offrire rispetto a quelle che sono le mail piuttosto che i fogli di Excel tradizionali, vengono incontro alle società, applicativi, software disegnati specificamente per i processi aziendali di corporate governance, quindi strumenti dedicati per questo tipo di attività, E come insomma. funzionano in particolare, quali sono le peculiarità e come intervengono, cioè aiutano, non so, per ad esempio nei consigli di amministrazione, per tener Certo. conto di tutto ciò che viene detto, ci può fare qualche esempio? Qualche esempio pratico, un esempio per esempio è la gestione appunto, come dicevi, dei consigli di amministrazione, in cui diciamo, abbiamo da una parte la segreteria che crea diciamo, riunioni, deve gestire tutta la documentazione che va rilasciata ai consiglieri che devono accedere a questa documentazione in via preventiva, per arrivare preparati a prendere delle decisioni. Alle volte le decisioni devono essere prese, diciamo, in brevissimo tempo, ma in maniera, diciamo, consapevole dopo aver letto la documentazione. Questo, diciamo, si può fare tramite strumenti, come appunto, delle gestioni documentali verticali, quindi specializzate. Ci tengo a sottolineare questo perché alle volte si applica sì tecnologia, sì si digitalizza un processo, ma lo si fa in maniera, diciamo, con strumenti o troppo semplici, troppo e magari poco sicuri e poco efficaci, o troppo complessi. La difficoltà sta proprio nel trovare lo strumento giusto, nel fare lo strumento giusto per gli Per le utilizzatori. imprese, esatto, per quel Esatto. tipo di esigenza, ecco, Esatto. in questi 30 anni di vita il numero di imprese, i vostri clienti è aumentato, cioè ci sono più aziende che si rendono conto che la tecnologia può agevolare determinati processi. Sì, interessante questo da questo punto di vista perché siamo partiti con fare questi strumenti per grandi aziende italiane, grossi gruppi industriali o di servizi, ma quello che stiamo notando è che anche le piccole, le medie realtà italiane, a volte anche le piccole realtà italiane, in realtà hanno le stesse problematiche e adottano i nostri strumenti, i nostri software. Questo evidentemente perché il software, diciamo, è sufficientemente flessibile per adattarsi alle varie situazioni. Esatto, quante Insomma, clienti avete? siamo circa a 300 clienti su tutto il territorio nazionale, ci sono anche gruppi internazionali che hanno sede In in Italia. Italia e abbiamo qualche cliente all'estero. La maggior parte ovviamente sono grosse Però si sta aziende, aprendo però anche si alle sta aprendo, PMI, ecco, si esatto. parla tanto anche oggi di intelligenza artificiale, è uno degli sviluppi, no, della tecnologia in questo ambito particolare, quindi in ambito corporate governance, che evoluzione vedete o se vi state attrezzando con altri software Certo. particolari? Allora, abbiamo i piedi ben piantati, diciamo, sul presente, sull'attuale e le tecnologie che forniamo, diciamo, devono essere tecnologie che aiutano veramente. Quindi per introdurre nuove tecnologie come l'IA o come la blockchain, che sono due tematiche che stiamo studiando per cercare di capire come applicarle all'interno dei nostri sistemi, ma in modo, passami il gioco di parole, intelligente e che non siano solo, diciamo, uno spot per dire ai nostri
il nostro software, i nostri sistemi hanno l'intelligenza artificiale che poi non è utile, è fine a se stessa. Certo. Per cui stiamo, i nostri laboratori stanno studiando queste due tecnologie per cercare di capire appunto come applicarla nel migliore dei modi. Stiamo facendo sperimentazione, quindi abbiamo già, diciamo, dei prototipi di software che integrano queste tecnologie. Le applicheremo solo appunto nel momento che siamo certi che diano una mano effettiva. Insomma. Però comunque potenzialità ci sono, sicuramente grandi novità anche. Il futuro è quello lì, è certo, per cui l'intelligenza artificiale aiuterà tantissimo i consigli di amministrazione. Se mi permetti aggiungo un piccolo dettaglio. Le aziende italiane hanno per tanto tempo hanno avuto persone che erano la memoria storica di tutto quella che era la governance aziendale nel tempo, figure che si stanno perdendo nel tempo, sostituite da, giustamente, da persone più giovani. Penso che la IA verrà in aiuto di questo processo di cambiamento e all'interno delle aziende, insomma. Sicuramente allora ci sarà molto da vedere anche su questo fronte. Bene, grazie mille ad Alessandro Trionfini e grazie a tutti. Grazie a te.